l'idea del carro di quest'anno, quasi me la sono scordata perché ormai sono passati più di un anno, ben più di un anno dal momento in cui si è pensata al momento in cui abbiamo sfilato. È normale che c'entra questo periodo assurdo, unico, che racconteremo a tutte le nostre generazioni future della pandemia. Però non è un carro sulla pandemia, è un carro sull'avere la forza di ricercare comunque sia la bellezza nel mondo, anche in un momento drammatico come quello della pandemia. E come personaggio, quello che mi è balzato alla mente per primo è stato questo uomo straordinario che è Nelson Mandela, che pur di far dire a tutto il mondo, anche alle persone brutte, alle persone grigie, che gli uomini sono tutti uguali, il mondo è un posto meraviglioso, un wonderful world appunto, è rimasto senza protestare 27 anni in carcere. Noi invece in 3 mesi di pandemia ci siamo lamentati tantissimo, abbiamo protestato, abbiamo inneggiato a una dittatura addirittura che ci teneva nelle case, quindi c'è anche un po' sicuramente di allegoria e di ironia. È stato molto impegnativo, ma molto gratificante. È un carro ricchissimo di particolari che in un corso non si riescono a vedere e ci vogliono infatti i suoi 5 corsi per vedere il minimo particolare o il minimo personaggio nascosto all'interno dell'arca. Volevamo mettere sopra l'arca tutto ciò di bello che c'è nel mondo e anche per far vedere che tante volte si parla sempre in maniera negativa del periodo che si sta vivendo, invece c'è un sacco di belle cose da salvare e da portarci dietro, no? Ovviamente la figura principale era Nelson Mandela, è stata quella alla quale mi ci sono dedicato maggiormente nei dettagli, l'ho fatta con calma, pensavo di averla finita, poi ho fatto le foto, visto che magari c'era qualcosa che non quadrava, però tutto sommato era modellata bene e quindi quando una figura è ben modellata riesci meglio anche poi a tirar fuori col colore la modellatura, quindi alla fine penso che la resa ci sia stata. È stata una bella sorpresa perché poi diciamo che ho colorato alla cieca, no? Che facevo i pezzi venivano da Stefano Montati chiusi dentro il muro e io fino a 2 giorni prima del primo corso, ora a settembre, non sapevo l'effetto di tutta questa po' di roba colorata, che poi invece è risultata perfetta. La particolarità del carro è stata la struttura, in effetti, perché ci ha trovato in difficoltà per calcolare bene gli spazi. Tutto questo però, ragionandola bene, siamo riusciti ad ottenere uno spettacolo, combinando la particolarità del carro chiuso, questo cubo insignificante, oppressivo, invece poi la spettacolarità dell'apertura, tutta sincronizzata, e l'uscita di un elemento a tutto tondo che aveva anche in per sé dei movimenti e tanti elementi sopra. Sicuramente da quando sono in società è il carro più complicato che abbiamo mai fatto, perché è un gioco di incastri. Ogni volta che si chiude o che si apre ti viene il cuoricino, andrà tutto bene, perché ogni movimento deve essere calcolato al millimetro per poter rientrare. Però insomma, quell'esplosione che c'è nel momento dell'apertura è brivido e lacrima ogni volta che succede. E quando ti viene l'idea vai a dritto. Io era un po' che mi garbava fare questo carro che usciva, la gente diceva ma che hanno fatto, e poi l'esplosione, quindi con la partenza della mia idea, poi Umberto e Michele, mettendoci dentro tutto, ognuno il suo, siamo riusciti ad ottenere questa spettacolarità del carro. In un momento così drammatico come quello della pandemia, l'unica maniera per uscirne fuori e per superare la depressione è quello di pensare alle cose belle della vita. Quindi c'è la musica, c'è l'arte, ci sono le menti nobili, ci sono la gioia, la natura e anche il carnevale.